Sir, qui è Dayarman. Il tuo obiettivo attuale è ampliare la rete chirale da qui fino a Port Knot City. Ma non pensare di poterlo fare tirando dritto. Il segnale non è abbastanza forte. Per coprire la distanza dobbiamo utilizzare dei nodi. È un po' come legare delle corde tra loro per fare una fune più lunga. Il primo di questi nodi è una stazione Bridges. Dai un'occhiata all'ordine. Consegna quello che vogliono e collega il Qubit. Sam, i riepiloghi degli ordini possono includere informazioni cruciali. Leggili bene prima di partire. L'ultima voragine a Central Knot City ha paralizzato le consegne. Fino ad ora. Questo carico contiene farmaci intelligenti. Ossitocina, per l'esattezza. L'ossitocina serve a ridurre lo stress, al punto che lo chiamano l'ormone dell'amore o della felicità. Quando completi un incarico, connetti la stazione secondaria alla rete con il Qubit. Sam, per questo incarico ti ho fornito una scala e una corda. Ti saranno utili per i dislivelli più scoscesi e puoi usare la scala come ponte di fortuna in caso dovessi guadare un fiume. Immagino che adesso starei pensando a come gestire quest'ordine. Thank you.
io scansione. Fai buon viaggio. Che hanno lasciato lì. Puoi lasciarne uno anche tu se te la senti. Messaggi, avvertimenti, parole di conforto, tutto quello che vuoi. Anche ai migliori corrieri è capitato di perdere un carico. Ma tu sei il meglio del meglio e hai la stoffa per finire ciò che hai cominciato. Se ti capita di trovare della merce abbandonata, dovresti cercare di portarla a destinazione. È più facile di quanto credi. Vedi, tutti i nostri pacchi sono identificati con i codici della Bridges. E il tuo Odradek ha uno scanner in grado di rilevare questi codici. In parole povere, quella cosa che hai sulla spalla può aiutarti a localizzare i carichi smarriti. Ricorda, Sam, ogni pacco rappresenta una promessa fatta a qualcuno. E quel qualcuno conta su di te.
Che bella giornata. Questo è per te. Bravo, Sam. Hai recuperato un carico smarrito. Depositalo qui per l'elaborazione. Se ne trovi altri mentre sei fuori in missione e non pensi di poterli portare a destinazione, li puoi sempre immagazzinare. Così saranno al sicuro finché non verrà un altro corriere a finire l'opera. Anche se poi li prenderanno in consegna tanti altri corrieri, avrai la soddisfazione di aver contribuito. Trovi davanti a un dirupo o a una salita scoscesa, non dimenticare la scala che ti abbiamo fornito. Ti consiglio di provarla. Mi interessa vedere come la può usare un professionista come te. Bella giornata. Questo è per te. Usa l'armadietto privato per immagazzinare i carichi.
Sam. Ricordati che l'esposizione prolungata alla cronopioggia danneggia le casse. Non rimanere sotto la pioggia più del necessario. Su, andiamo. Thank you.
Avvio scansione. Scansione ID 36. Controllo ID. Ok. Carico verificato. Grazie. Consegna carico. Grazie. A tutti noi manca Central Knot City. Nessuno sapeva cosa significasse per l'organizzazione, o per le UCA, o per noi. Ma l'ossitocina ha un effetto calmante, ci aiuterà. Non ci vorrà molto a rimetterci in pista. Diamo un'occhiata. Fantastico. Grazie di nuovo. Mi sembra tutto a posto. E spero che presto lo sarà anche la stazione. Tu sei con la seconda squadra, no? Dove sono gli altri? Morti. Nella voragine. Non ci credo. Li ha fatti fuori tutti. E poi hanno mandato te da solo? Cioè, se fosse solo una consegna, pazienza. Di corrieri ne passano sempre, ma... La seconda squadra doveva portarci il Cupid per collegarci. Sono 3 anni che aspettiamo aiuto. 3 anni! E mandano una persona sola. Merda, merda, merda! Dimmi che non hai portato solo l'ossitocina. Ho il Cupid. Tu? Sul serio? Allora è vero, sono riusciti a farlo funzionare. Bene, allora potresti essere la risposta alle mie preghiere. Beh, che cosa aspetti? Agganciaci a quella rete. Collegamento a Capital Knot City confermato. Sta succedendo davvero, come aveva promesso Amelie. Potremo fare quello per cui siamo qui. Ehi, sei diretto a ovest, vero? Ci sarà un sacco di gente felice di vederti. Immagino proseguirai fino alla costa. Il che vuol dire che vedrai Amelie in persona. Bella cosa, gran bella cosa. Io non l'ho mai incontrata, ho solo visto i suoi olomessaggi durante la prima spedizione. Beh, comunque, fai attenzione per strada. È pieno di persone cattive là fuori. Forse sono più di quelle buone. Ma non c'è bisogno che te lo dica. Grazie, Sam. Collegando quella stazione secondaria alla rete chirale, l'hai messa in contatto diretto con noi di Capital Knot City. Bene.
E ora? A ovest della stazione ci sono un paio di strutture create dalla spedizione precedente. E più avanti c'è la tua nuova destinazione, Port Knot City. È sul lago di un cratere formatosi dopo la prima voragine. Il tuo obiettivo è collegare Port e Capital Knot City. Ma per farlo dovrai utilizzare le nostre strutture come stazioni aggiuntive. Sono essenziali per stabilire un buon collegamento. Considerate la distanza da coprire. Stiamo pensando di utilizzare un centro logistico e una centrale energetica. Se vuoi sapere dove iniziare, comincia dal centro logistico. Dobbiamo giusto consegnare un carico. Controlla il terminale per raccoglierlo. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Il tuo lavoro dà i suoi frutti, Sam. Grazie all'ampliamento della rete, il QG è in grado di rifornirti con materiali e sostegno aggiuntivi. Ti saranno utili. Sam, usa quel CCP per costruire un box postale. Segna carico. Sam, usa armadietti condivisi per scambiare carichi con i corrieri.
Sam, se durante una consegna vuoi mettere temporaneamente al sicuro il tuo carico, oppure lo vuoi affidare a un altro corriere, dovrai usare un box postale. Oltre ai carichi, i box postali si possono anche usare per condividere armi e attrezzature, se ne hai bisogno. Sicuramente li avrai già usati, ma fammi un favore, costruiscine uno. Direi tra Capital Notte e quella stazione secondaria. Se non possiedi un CCP, temo che sarai costretto a procurartene uno. Consegnerai provviste per una stampante chirale. Il centro logistico in cui devi andare ne ha una, risale alla prima spedizione. A vederla, non è diversa da una normale stampante 3D. Ma quando viene collegata può sfruttare la rete chirale per riprodurre qualsiasi cosa. Capisci quanto possa tornare utile? Non c'è bisogno che te lo ripeta, ma stai alla larga dalle CA che troverai. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una voragine. Sam, sono Hartman. Le voragini compaiono quando i vivi entrano in contatto con le creature arenate. I fisici definirebbero questa reazione come annichilazione, ovvero la collisione di una particella subatomica con la sua antiparticella. Ahimè, non sappiamo molto altro. Perché i morti si trasformano in CIA? Perché le voragini si creano solo con gli umani? E perché alcuni come te sono in grado di ritornare illesi? Nessuno lo sa. Ma non è una coincidenza che questi fenomeni siano stati osservati soltanto dopo la scoperta della spiaggia e la connessione con l'aldilà. Comunque, ribadisco, l'unico sistema sicuro per prevenire una voragine è tenersi molto, molto alla larga dalle CIA. Per costruire un box postale ti serve un CCP. È evidente che se non hai un CCP con te, dovrai fabbricarne uno. Per costruire un box postale ti serve un CCP. È evidente.